Allora, eccoci qua finalmente. Non ci crederete, ma sì, sono tornata. Oggi è domenica 17 aprile. Sì, mi sembra che sia 17 perché è quando il giorno che si va a votare. E ciao a tutte, finalmente eccoci qua. Viva! Guardate, secondo me non ci speravate più voi, ma non ci sono. Non mi viene a credere neanche a me, perché è passato un sacco di tempo, ma quasi 3 mesi da che non registro nulla. E niente, allora, siamo tornati, oggi è domenica. Adesso voi dal video qua vedete il sole, però è una giornata grigia. E infatti il meteo comunque mette nuvoloso e pioggia, stasera temporali. Per chi non lo sapesse, comunque io abito in provincia di Torino, quindi sicuramente se avete guardato il meteo avete visto che da me fa schifo. E in video, magari c'è qualcuno di voi che mi guarda, che è del sud, che lì ho visto 35 gradi, cioè io non ci posso. Io fate conto che non ho ancora fatto il cambio di stagione, perciò come siamo messi noi. E comunque, allora, come vedete, ho tagliato di nuovo i capelli. Bene, sì, avevo detto che non l'avrei più fatto, invece no, l'ho fatto. Mi piace il taglio, aspetta, mi sono impigliata in qualcosa. Mi piace, devo dire, comunque il taglio, e più che altro l'ho dovuto fare perché Diana mi tira i capelli. E seconda cosa, perché erano belli ricresciuti e tutto, però io continuavo a tenerli sempre legati, quindi non ha senso tenere i capelli lunghi per tenerli legati, perché alla fine è come averli corti. Allora li ho tagliati corti, così si lavano in fretta, si asciugano in fretta e così via, quindi li ho tagliati. E ditemi anche voi cosa ne pensate, se mi sta bene, se mi sta male. E niente. Ah, premesso una cosa, vedete che sto registrando in macchina, sto guidando, ma io ho tutte e due le mani sul volante, anche questa, perché ho il supporto per il cellulare, infatti sto registrando con il cellulare. Sto andando, sono da sola, nel senso che sono io, Diana e Bella, e sto andando da mia suocera. Scusate comunque se non vi guardo, però guidando è meglio che guardo la strada. E sono andata da mia suocera, sono da sola perché il mio compagno lavora, oggi lavora tutto il giorno. Sì, ma mi fai la nanna, se la vedete un po' rognosa così è dietro il sedile, qua non so se non si vede niente. È stanca, gli ho già dato da mangiare, infatti è già l'una meno 10, l'una meno 5. E gli ho già dato da mangiare perché oggi si è svegliata abbastanza presto, alle 9 era in piedi. Voi dite, ma che cavolo di presto è? Presto sarebbero le 6 del mattino, ma per Diana è presto perché lei di solito mi si sveglia anche alle 11, quindi per svegliarsi alle 10 per lei è presto. E infatti a mezzogiorno meno 10 già iniziava a piangere, che già aveva fame, quindi ho detto vabbè, gli do da mangiare prima a casa e poi vado da mia suocera. Infatti si è fatta una certa ora, però almeno così sono bella che tranquilla, la bimba ha mangiato. E cosa è successo? Perché sono stata assente tutto questo po' di tempo, in questi 2 mesetti, forse anche più. E niente, prima di tutto la mia assenza è stata dovuta a un'influenza generale che prima se l'è presa Marco, ma proprio tosta, cioè febbre a 40, ha avuto anche problemi di stomaco e di qua di là. È una cosa che si è portata comunque un'influenza, un virus intestinale, comunque tutto sto malanno qua se l'è portato dietro per un mese e più. E poi solo, per fortuna, solo il raffreddore l'ha passato anche a Diana, e Diana l'ha passato a me. Quindi per un mese e mezzo così siamo stati tutti malati e via dicendo. Poi che cos'altro è successo? Marco ha cambiato lavoro, ha preso in gestione un locale che gestisce lui insieme a un suo amico, perché giustamente sono tanti anni, sono
15 anni che è in questo settore e lui si è stufato di far guadagnare i soldi agli altri, insomma, essere sfruttato. E visto che c'è stata questa occasione, ha preso in gestione un localino. Questo anche ci ha portato via molto tempo, perché comunque normale le prime 2 settimane lui era via dalla mattina alla sera, perché hanno dovuto fare un po' di ristrutturazioni, fornitori, cose varie, frighi, bicchieri, tutte queste cose qua. Insomma, se c'è qualcuno di voi che ha un'attività o comunque, che ne so, i parenti, amici, così, sapete che è un bel da fare, una bella responsabilità. E perciò sono rimasta sola io e la bimba. Adesso comunque è già da un po', insomma, sono 1 mese e mezzo che appunto ho aperto questo locale, questa attività, e siamo ritornati di nuovo ai livelli che c'era di lavoro come quando ero incinta io. Non so se vi ricordate, vi avevo detto che lui non c'era né a pranzo né a cena, però l'anno scorso, insomma, quando faceva l'altro lavoro, almeno un giorno a settimana comunque ce l'aveva libero. Avendo preso questa attività lui, questo giorno libero dovrebbe essere lunedì, però non è mai, perché alla fine lunedì il lunedì si incontra con i fornitori, tra una palla e l'altra, alla fine a pranzo non c'è, c'è solo a cena, quindi io riesco ad averlo sabato a pranzo a casa, di solito la domenica, perché la domenica apre solo di pomeriggio, apre la sera, quindi dovrei averlo domenica a pranzo, però vi dico adesso oggi domenica non c'è perché lavora tutto il giorno, e lunedì a cena, anche se il suo giorno libero dovrebbe essere lunedì. Però adesso sta valutando un po' di cose, se stare comunque libero, chiuso la domenica, avere almeno la domenica in santa pace, perché alla fine lunedì lui non riesce ad essere libero, quindi almeno un giorno da dedicare comunque alla famiglia e dedicarsi comunque al riposo, a riposarsi. E niente, questo cosa significa? Significa che Marco appunto non c'è mai a casa, sono da sola io con la bimba, il tempo per prendere e registrare i video sono veramente pochi, perché comunque quando la bimba dorme mi lascia un attimo tranquilla, io comunque ragazzi ho una casa a cui pensare e ho un sacco di roba da lavare e stirare, appunto perché comunque lui va sempre a lavorare con la camicia e quindi con la camicia bianca, insomma una divisa che io devo sempre essere pronta a essere lavata e stirata. E vabbè, comunque questo è il succo della, questo è anche un altro, uno dei motivi per cui non sono tornata prima. Ho veramente una marea, ma una marea di video da fare, però adesso sono impegnata, anche perché poi adesso tra 1 mese e mezzo c'è il battesimo della bimba, cosa di cui mi devo totalmente occupare io, perché appunto Marco non essendoci mi devo occupare io della cosa. E ho cambiato macchina, nel senso questa che vedete qua è di Marco, io ho preso la macchina e che magari poi la vedrete se faccio qualche vlog, e anche quello mi ha portato un po' di impegno, perché con la ditta porta comunque busta paga, contratto e di qua di là, appunto. Poi ho avuto anche il mio lavoro, perché voi sapete che io ho una ditta, quindi lavoro anch'io. Niente, alla fine sono riuscita a farmi passare sto benedetto, mamma mia, sta luce bianca, così voi mi vedete proprio al buio, però se no ragazzi non ci vedo una mazza. E ho dimenticato gli occhiali da sole a casa come al solito. Comunque ho preso la nuova macchina che dovrebbe arrivare i primi di giugno, perché in pronta consegna non avevano niente, c'è da aspettare un pochino, però pazienza, userò questa di Marco, tanto è quello che non vi ho detto, il locale è vicino a casa, quindi può andare e tornare a piedi, una cosa molto positiva perché almeno risparmiamo da questo punto di vista, non ha
abbiamo spese di macchina, la macchina la uso io per andare a fare la spesa, per spostarmi, insomma, e così via. Niente, la bimba è cresciuta, adesso c'ha, adesso oggi è il 17, il 24 fa 8 mesi. Madonna, mezzo ragazzi, già mi viene un magone pensando a un anno, però va bene così. E niente, ha detto mamma, finalmente ha detto mamma, ha chiamato adesso tutto il giorno che continua a dire mamma, 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 è bellissimo, è bellissimo, mi fa piangere perché la vedi ogni giorno è sempre più grande, ogni giorno è così, però è bello, veramente bello. E niente altro, non so nemmeno io che cosa dirvi. Questo è quanto. Allora adesso sto andando da mia suocera, come sapete da mia suocera non posso registrare, però va bene così. Vedo che già sono 11 minuti che parlo, quindi hai voglia. E mi sa che vi saluto e ci vediamo dopo, perché sono questo vlog praticamente lo passiamo in macchina e vi racconto i cavoli miei, che poi chissà, magari a voi non me ne frega proprio niente, quindi va bene così. E niente, se faccio qualcosa nel pomeriggio posso registrare, ben venga, se no penso che magari continuerò il vlog stasera, sono a casa tranquilla, e magari domani, vediamo se domani Marco si è ripromesso che domani cercherà di essere più libero, magari se facciamo qualcosa vi porto con noi. E niente, questo è quanto. Adesso vado a fare la pappa perché c'ho una fame pazzesca, non vi dico. Chissà mia suocera cosa ha preparato di buono, dopo ve lo faccio sapere. E niente, ci vediamo dopo. Ciao ragazze! Eccoci qua ritornati. Non riuscivo a togliere il freno a mano. E sì, siamo tornati, il pranzo l'abbiamo fatto. Adesso siamo ancora in di meno perché la bimba l'ho lasciata con mia cognata, nel senso che è in macchina con mia cognata. Perché adesso stiamo tornando un attimo verso casa. Incrocio. Allora stavo dicendo, torniamo un attimo, lei passa un attimo da Marco al bar, io passo un attimo a casa a lasciare Bella e lascio la macchina. Infatti per questo ho montato il seggiolino con la bimba direttamente in macchina sua, perché Diana, sono nonostante siano le 3 e qualcosa, non ha ancora dormito, a parte quei 10 minuti che ha dormito in macchina. E quindi se poi mi si addormenta almeno non la sballottolo, perché questa la devo togliere dal seggiolino di qua per montarglielo in macchina a mia cognata, perché poi andiamo a farci un giro a Torino al Lingotto, andiamo con la sua macchina, e se smonto il passeggino lei si risveglia, poi non dorme più, è stanca, così preferisco che almeno si fa 40 minuti buoni, anche un'oretta di sonno finché arriviamo. Sì, poi contatto, ho detto 40 minuti, ma non siamo così lontani da Torino. Solo che tra il fatto che mi devo fermare un attimo a casa e il fatto che oggi è domenica e per arrivare al Lingotto c'è non è subito all'entrata di Torino, ma in mezzo praticamente, e domenica ci sarà un traffico pazzesco, anche perché soprattutto non so se a voi vi capita, però cioè tutta la gente, quelli che magari tutta la settimana non usano la macchina, di domenica puntualmente si svegliano e prendono la macchina e non sanno guidare. Cioè veramente io certa gente dico, ma dove cavolo le avete prese le palle a patente, perché vabbè. E quindi questo è quanto. Niente, che altro vi posso dire? Boh, la mia suocera comunque non ho girato niente perché non mi sembra il caso. Cioè, alla fine lei non c'entra niente con YouTube, non voglio neanche che c'entri. E niente, abbiamo mangiato, oggi ci ha preparato, alla fine eravamo solo io, lei e la bimba, perché mia cognata ha lavorato fino alle 2, Marco appunto non c'era,
ha preparato le spaghetti con le vongole di primo, di secondo ha fatto l'arrosto con le patate, con l'insalata, e poi ha fatto una macedonia di fragole molto buona. Mia suocera, guarda, potrei, si può dire di tutto, ma sulla cucina non si tocca, insomma, perché veramente è uno spettacolo come cucina mia suocera. Veramente poche sanno cucinare così. E niente, questo è quanto. Adesso andiamo a fare un gelto, un letto lingotto. Se riesco qualcosina a registrare, registro, se no niente, portate pazienza, questo è quanto. Soprattutto perché appunto non c'è Marco, quindi alla prima devo andarci io e mi è un po' complicato. Però cercherò di fare il possibile, insomma. A dopo. Ciao! Eccoci arrivati al lingotto. Allora, eccoci qua. Ciao, Maria! Tesoro. Guarda come avete visto, Diana, la piccolina. Ciao mami, saluta le ragazze. La Diana è qua, la bella è, non so se riesco a farvela vedere, aspettate. Diana, bella, ecco qua, c'è anche la bellina e io sono qua. Allora, ho giusto un minuto per aggiornarvi perché sono tornata a casa che erano le 9:20. Ho dato da mangiare alla topastra qua. Adesso devo ripreparare la borsa, prendere il cane, fargli fare la pipì e riportarlo a casa, e poi devo prendere la macchina e andare da Marco al bar, perché stasera vuole chiudere un po' prima, alle 9:30, e andiamo a mangiare un boccone insieme. Niente, all'Otto Gallery abbiamo fatto il nostro giretto. Zio mamma, ho comprato... c'è la bellina qua sotto. Ho comprato due cosette per Diana, che adesso non ve le faccio vedere, ma perché penso che comunque farò come al solito un video con tutta la roba estiva che ho comprato per la bimba. Sì, mamma, che però non è tantissimo, mi mancano ancora roba. Sì, mami, cosa ridi? Ciao! Ah, ma c'ho la timida io! Ciao a tutti! Ciao, ciao! Ciao! Ciao, amore mio! C'è anche la mamma qua. Ciao. E niente, che stavo dicendo? Ah, niente, che adesso non vi faccio vedere quello che ho comprato, però vi farò poi un video haul e vi farò vedere, insomma, quello, i miei piccoli acquisti per lei. Naturalmente per me ormai non compro più una mazza, compro tutto per lei. Sì, compriamo tutto per Diana. Evviva. Ciao, amore mio, ciao, come siamo timide, vado avanti alla telecamera. Come siamo timide, questo è nel suo girello. Aspettate, non so inquadrarlo. E niente, penso che comunque questo vlog lo continuerò poi domani con calma, qua dietro si vede la cucina. Sì, mamma. E niente, questo è quanto. Ci vediamo più tardi o comunque domani. Ciao! Ciao, amore mio! Ciao! Vai, ciao! Ciao, ciao! Ciao! Buongiorno, ragazzi! Buongiorno, patatina! Buongiorno, bella! Allora, oggi è lunedì 18, ieri alla fine non... Scusate, la faccio orrenda, ma mi sono svegliata da poco. Oh, aspettate, c'è qualcuno che mi sta tirando i calci sul braccio. Sì, come la cambiamo mano. Allora, scusate, ci siamo svegliati poco fa, che c'ho delle unghie orrende. E niente, come ho detto, ieri non sono più riuscita a registrare nulla. E... niente, sono quasi le 10.
ora di alzarci, Marco. Una volta. Ed è uscita. Adesso, sinceramente, devo fare due cosette giusto al computer. Devo mandare delle cose alla commercialista. E sinceramente devo liberare un pochino la memoria del telefono perché c'ho un sacco di. Non mi ero accorto di avere dei video qua registrati, un sacco di foto. Meglio che scarico un pochino la memoria. E niente, quindi ci vediamo dopo, ci prepariamo, magari andiamo a fare una passeggiata, prendere, visto che sembra che ci sia un po' di sole, da qualche posso intravedere la tapparella. Scusate. E niente, ci aggiorniamo dopo. Eccoci qua. Allora, ci siamo preparate. Mi sono agghindata così, non si vede un granché, ma va bene. Semplicemente una maglietta che ho preso la settimana scorsa da Zara, leggings e un cardigan. Adesso usciamo, portiamo solo Bella un attimo a fare la pipì e i suoi bisogni, poi la riporto subito in casa perché stamattina non è stata molto, molto bene, anzi mi ha anche vomitato. E niente, infatti, la bellina è qua, la mia bimba è qua. Ciao, mami! Ciao, bellissima, ma che fai di nascondi? Gli ho messo questo cappellino, questo qua è uno di quello che gli ho comprato ieri. Sì, mamma! Gli ho comprato ieri da. Aspettate che torno, se no non mi vedete. Gliel'ho comprato da. A Lingotto in un negozio, adesso non mi ricordo neanche come si chiama. Di quello che vi ho detto che vi farò la ola. Adesso andiamo perché c'è la mia bimba che sta tirando il guinzaglio del cane. Ci vediamo dopo. Allora, Bella è stata portata fuori, adesso l'ho riportata in casa, ha fatto i suoi bisogni e niente, noi andiamo a farci la nostra passeggiata, a breve, giusto prendo una boccata d'aria, comunque è tardi, già sono già le 11:30, poi torniamo a casa a fare la pappa, vero amore? Sì? Allora, passeggiata quasi finita. E niente, mi sono incontrata con l'amico Massi, quel ragazzo che forse avrete visto nell'altro vlog che ho fatto. E niente, alla fine sono andata a trovare Marco al bar. E niente, adesso vedremo poi cosa fare di pomeriggio. Mi sa che andremo sempre. Devo andare a fare la spesa. Quindi se riesco a portarvi con voi vi ci porto, se no portate pazienza. Adesso siamo quasi ritornati a casa, è mezzogiorno e 20. Preparo subito qualcosa per la bimba, se no inizia a farmi le storie. Guardate, ecco così.
Oggi c'è un bel sole, però già dicono che stasera pioverà, quindi vabbè, vedremo. Sentite questa indiana. Sì, mamma, devo fare la pappa. E niente, io come al solito gli occhiali da sole non so manco dove stanno di casa. Meno male che li ho pagati 3 euro almeno. Non mi ci devo preoccupare più di tanto. Arrivati a casa, ci vediamo dopo. Ci stanno i carrelli qua. Con le mie amore finalmente siamo arrivati allo shampoo. Adesso andiamo a fare un po' di spese e ci vediamo dopo. Ci danno già da mangiare? Cosa? Come mai? Se sarà reso in bianco. Non so se vanno le e di chi è mamma quel cappellino? E di chi è mamma il cappellino? Grazie. 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 Ma no, questa è della mamma. E la Coca-Cola è della mamma. Sono buoni quei fazzoletti. Buoni? Mamma mia, quanta energia che abbiamo. Oh, oh. Mamma, che buona la pappa, che buona! Ma come siamo timide, oh! Dai, non farla timida. Vieni con me, faccio un'oretta di lanci. Che belli i fazzoletti, ciao! Ciao, ciao a tutti, fai la pausa, non te li tirare negli occhi. Va, usiamoli i fazzoletti, che è meglio. Non si deve sappiare. Che buona la pappa! Che buona! Ciao! Bella pappa, dai! Brava, brava, brava!